Ciao a tutti, bentornati sul canale. Nuovo What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno? Questo è un normalissimo What I Eat in a Day, però se siete vegane, se siete interessati a un What I Eat in a Day vegan, vi lascio qui cliccando a destra sulla i tutta una playlist con tutte le mie ricette e i What I Eat in a Day appunto totalmente vegani. Allora, partiamo subito da una colazione semplicissima che faccio spesso. Io preparo in casa questi biscottini, tra virgolette biscottini, con i cereali al cioccolato. Allora, come li faccio? Semplicemente il giorno prima vado a sciogliere in una ciotola circa 2 cubi di cioccolato fondente al microonde, dopodiché dall'altra parte preparo una ciotola con i cornflakes, per intenderci, e una volta che la cioccolata si sarà completamente sciolta vado a immergerci i cornflakes dentro la cioccolata fondente e creo appunto queste palline, questi biscotti che poi andranno sciolti nel latte caldo la mattina, quindi una cosa golosissima che piacerà non solo a noi ma anche più piccoli, perché una volta che la cioccolata si scioglie all'interno del latte, il latte diventa il cioccolato e i cornflakes comunque mantengono la loro croccantezza, non diventano molli all'interno del latte. Sono dei dolcetti che non solo possono essere mangiati appunto a colazione ma anche come snack, perché sono davvero golosissimi e vi consiglio di provarli. Pranzo invece ho preparato queste pappardelle con spinaci, panna aromatizzata al limone e delle nocciole tritate sopra. Allora, anche queste si preparano davvero in un attimo, basta scaldare in una padella un po' di olio, un po' di cipolla che farò soffriggere leggermente, poi toglierò la cipolla, andrò a mettere la panna fresca, metterò un po' di buccia di limone grattugiata, sale, pepe, le spezie che preferite, la faccio bollire per un attimo, dopodiché inizio a preparare i miei spinaci. Faccio bollire gli spinaci all'interno di una pentola dove andrò poi a cuocere la pasta, li faccio sbollentare un attimo, li tolgo dalla pentola, vado a cuocere le mie pappardelle in abbondante acqua salata e una volta cotte le vado ad aggiungere appunto alla mia panna aromatizzata. Aggiungo anche gli spinaci che ho fatto un attimo appunto bollire in acqua e la mia pasta è cotta. Ovviamente non può mancare una bella spolverata di parmigiano reggiano e infine la vado a condire con un po' di nocciole tostate e tritate. A me piace un sacco la frutta secca con la pasta, non so voi ma io quando posso appunto la vado sempre ad aggiungere. Come snack invece, visto che avevo un sacco di nocciole, ho fatto anche lo strudel banana, Nutella e nocciole. E anche questo si prepara davvero facilmente. Ho utilizzato la pasta sfoglia già pronta, ci ho messo questa crema di nocciole che ho comprato alla Lidl e devo dirvi la verità, è molto buona, a me piace. L'ho appunto stesa al centro della pasta sfoglia, ci ho messo un bel po' di granella di nocciole. Se non avete le nocciole potete utilizzare il pan grattato, in alternativa anche la farina di cocco. Poi ho messo tutte le banane tagliate a pezzettini e infine ho chiuso il mio strudel a treccia e sopra al centro ho messo ancora un po' di granella di nocciole. L'ho fatto cuocere a 180 gradi circa per 25-30 minuti o comunque fino a quando si sarà completamente dorato. Io lo strudel lo metto proprio sul forno basso, non lo metto sopra altrimenti mi si brucia subito. E ho accompagnato lo strudel con una buona tazza di tè, zenzero e limone. È buonissimo, davvero dovete provarlo. Per cena quest'oggi ho preparato il goulash. Il goulash è una specie di spezzatino con la carne. Io lo preparo in questo modo: vado a metterci un po' di olio nella padella con la cipolla, quindi faccio un soffritto con cipolla, carote e sedano. Poi in un secondo momento ci sarà anche il pomodoro, però nel frattempo faccio cuocere la carne, in questo caso carne di manzo, copro con acqua calda fino appunto a coprire la carne, vado a metterci anche pomodorini tagliati a pezzi e delle patate tagliate sempre a pezzi, vado a metterci un po' di sale, un po' di pepe, una foglia di alloro,
un po' di paprika se vi piace, o in alternativa peperoncino, e infine vado a metterci anche un dado vegetale e faccio cuocere appunto il tutto in padella per un paio di ore, fin quando il goulash diventa bello cremoso. Io l'ho lasciato sul fuoco, devo dirvi la verità, all'incirca 4-5 ore ed è diventato cremosissimo e buonissimo. Alla fine ho cambiato anche padella perché dove l'avevo messa era troppo piccola, quindi ho dovuto fare un cambio di padella al volo e il risultato appunto è questo che vedete. La carne rimane morbidissima e infine le patate si sono praticamente sciolte e quindi è diventato tutto molto cremoso. È davvero molto buono. Voi l'avete mai provato il goulash? Se non l'avete mai provato, provatelo a fare, poi mi direte sicuramente che è buonissimo. Allora ragazze, questo è stato il mio What I Eat in a Day. Spero tanto che questo video, come sempre, vi sia piaciuto. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!